Ed eccoci qua, come di consueto, con le nostre scatole di strumentimusicali.net. Qui dentro ci sono tre chitarre di una linea che mi avete chiesto spesso di provare e sto parlando delle Yamaha Revstar. Ne abbiamo tre di diversa fascia di prezzo. Tra l'altro vi ricordo che potete mandarmi i vostri carrelli. Andate su strumentimusicali.net e inviatemi il vostro carrello a carellomiliers@gmail.com per darmi nuovi spunti e nuove idee sugli strumenti che volete vedere su questo canale. Ma ora non perdiamo altro tempo e procediamo subito con l'unboxing. La prima chitarra è questa, la RS420 in questa colorazione Maya Gold. Devo dire molto carina. Questa chitarra ha un corpo e un manico in nato, che è un legno molto simile al mogano, però un pochino più economico. La tastiera però è in palissandro, abbiamo delle meccaniche standard, non autobloccanti, battipenna, selettore a tre posizioni e due pickup VH3 che sono al Nico 5, quindi pickup da un output medio ma hanno un suono potente e anche abbastanza aperto. Altre caratteristiche dello strumento sono il radius, che è comune a tutte e tre le chitarre, di 13 e 3 quarti, un radius un pochino anomalo, comunque tendenzialmente abbastanza piatto. Questa chitarra però ha dei tasti medium, quindi non sono dei jumbo. E per quanto riguarda l'elettronica, oltre ai pickup e al selettore che ho menzionato, abbiamo anche un volume e un tono, ma questo potenziometro del tono ha anche una funzione push-pull chiamata dry switch. Questo non è propriamente uno split delle bobine, quindi non va a splittare le bobine degli humbucker, ma è un filtro che elimina le frequenze basse, praticamente un filtro passalto, se vogliamo, che va un pochino più a emulare il suono del single coil ma senza splittare le bobine. E ve lo faccio sentire subito nella clip seguente. Thank you.
seconda chitarra è la 502TFM, che rispetto al modello precedente, oltre al top in acero, che forse ho dimenticato di menzionare sulla 420, questa ha anche un veneer, come vedete, molto gradevole da vedere. Non è eccessivamente fiammato, ma comunque è bello. Il body e il manico in questo caso invece sono in Mogano. Altra differenza sono i tasti, in questo caso sono dei tasti jumbo, quindi non più medium, e questo ponte molto bello da vedere, devo dire la linea Revstar esteticamente mi piace molto, e le meccaniche, anche queste non sono autobloccanti ma sono satinate, anche la paletta esteticamente è un po' più rifinita rispetto al modello precedente. Ovviamente i pick-up, come potete vedere, sono dei pick-up VP5, sempre Yamaha, al Nico 5 anche questi, di chiara ispirazione P90, che hanno un suono sicuramente molto interessante. Il suono di questi pick-up è, devo dire, particolare, è grasso ma mantiene comunque un po' la sonorità da single coil. Sentiamolo per esempio in questa clip con dei suoni clean. Il suono di questi pick-up ha una caratteristica sulle medie decisamente singolare. E se spingiamo un po' il gain dell'ampli, sentite come si enfatizza il sustain di questa chitarra in una maniera molto decisa. Sentite. Chitarra è la RS720B, forse la più particolare delle tre, mantiene le stesse caratteristiche di costruzione del modello precedente, ma con qualche aggiunta. Ovviamente potete vedere il Bigsby, che aggiunge anche un po' di peso, devo dire, a questo strumento. Le meccaniche questa volta sono autobloccanti e i pick-up sono sempre degli Yamaha, questa volta VT5, sempre pick up al Nico 5, che però ricordano un pochino di più i Filtertron presenti in alcune chitarre come le Gretsch, ad esempio. E questa configurazione di pick up e il Bigsby mi hanno subito fatto venire in mente un po' di fingerstyle con un sapore vagamente rockabilly. Una chitarra che si trova sicuramente a suo agio anche alzando un po' il gain dell'ampli in sonorità più rock, che sicuramente avete già abbastanza nelle orecchie.
possiamo provare anche a spingere un po' di più ancora il gain dell'ampli, magari con un booster, per sentire un po' come suonano questi pickup se gli tiriamo un po' il collo. Cosa penso quindi di queste Revstar? Sono chitarre che per il tipo di costruzione e anche il tipo di look riprendono un po' la linea Gibson, SG e Les Paul, senza però clonare queste linee e creando un design abbastanza unico, che devo dire lo trovo molto bello, molto piacevole e quindi molto apprezzabile il fatto che un brand non voglia soltanto fare delle copie, ma che abbia comunque un'idea, una voce sua anche in termini di design. Ovviamente Yamaha non è sicuramente un brand nato ieri e questo lo si vede in numerosi dettagli che hanno questi strumenti. Al di là del look, che a me piace ma è assolutamente poi un parere personale, le chitarre sono solide e hanno un feeling di strumenti sicuramente ben costruiti, diciamo affidabili. Cura nei dettagli molto elevata, sia da un punto di vista estetico che funzionale. E i suoni, devo dire, che mi sono piaciuti tutti. Una cosa molto bella di questa linea è che ogni chitarra non solo rientra in una fascia di prezzo differente, ma ha delle caratteristiche proprio uniche. Cioè, partendo dalla 420, quindi quella più economica del video di oggi, che ha così, diciamo, un suono un pochino più tradizionale, un pochino più Les Paul, se vogliamo, passando a quella con i P90, quindi un altro tipo di sonorità, e infine quella con pickup stile Filtertron e con il Bigsby. Insomma, ci sono varie sfaccettature che sono secondo me una bella scelta per chi vuole approcciarsi a questo tipo di strumenti e non vuole soltanto magari migliorare lo stesso tipo di chitarra, ma vuole magari provare appunto caratteristiche differenti. Come vi dicevo, quindi, i suoni mi sono piaciuti molto tutti quanti, potenti, aperti e definiti, così come il look. Tuttavia ho riscontrato in tutte e tre le chitarre un elemento che, per la mia personalissima esperienza, non è stato ottimale, ed è il discorso del setup. Le chitarre sono costruite in Indonesia tutte e tre, quindi ovviamente devono fare un lungo viaggio, ma tirate fuori dal loro cartone e dalla loro gig bag, tranne la 420 che è l'unica sprovvista della gig bag, le altre due, come avete visto nell'unboxing, sono provviste di una bella gig bag, devo dire. Le corde non erano assolutamente tirate, ho dovuto tirare, accordare, e ho impiegato diverso tempo per accordarle, ma una volta accordate comunque l'action era veramente alta, e le corde sono delle Elixir 1046. Ora, se conoscete l'Elixir sapete che comunque hanno una tensione maggiore rispetto ad altre corde, e questo ha fatto sì che, non facendo io un setup ulteriore, la chitarra accordata, seppur ben intonata, avesse un'action davvero alta, con delle corde molto toste, almeno per le mie mani, e ho fatto fatica a suonare tutte e tre le chitarre. Infatti potete sentire nelle varie clip che, nonostante il suono secondo me sia molto bello, potete percepire che ho fatto proprio un po' di fatica a fare i bending e a suonarle, perché le chitarre mi hanno un po' combattuto. Sicuramente questa è una cosa che si può risolvere con un setup, magari con delle corde che noi preferiamo, che io magari preferisco, e con un action sicuramente un po' più bassa di quella appunto di fabbrica. Però siccome ci sono altri brand che invece fanno un lavoro migliore, mi viene appunto da citare PRS in questo senso, sulla stessa fascia di prezzo, ci tenevo comunque a precisare questa cosa. Naturalmente è un parere assolutamente personale e soggettivo, per molti di voi magari invece questo tipo di setup è il setup ideale perché amate delle corde spesse e con
un'action anche alta, però ovviamente ci tenevo a precisare questa cosa. Fatemi sapere anzi nei commenti chi di voi ha provato o ha una RevStar, se ha avuto lo stesso tipo di esperienza e magari che corde e che setup utilizzate nella vostra chitarra. Chitarre quindi sicuramente dal rapporto qualità-prezzo molto interessante, fatemi sapere nei commenti quale delle tre vi è piaciuta di più, visto che hanno tre sapori, tre anime molto differenti tra loro. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi test e i prossimi video che porterò nelle prossime settimane. Ringrazio ancora strumentimusicali.net che mi ha dato la possibilità di provare queste tre chitarre per voi, e anche per oggi questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fuu!